Sì, ho sempre cercato di sfruttare la terapia che può dare questa disciplina, non che è il mosaico. Sinceramente, quando ero piccolo ero molto noioso. In quanto a scuola sempre si cercava di fare, di far fare un lavoro per fine anno, quindi c'era questo lavoretto. Possono passare il termine, sto lavorettino. Quindi doveva consegnare a fine anno, ti veniva dato il voto, così sempre da 6, 7 per tutti. Non c'era spirito nelle aule. Ho fatto 5 anni, no? Mi sono più di un laboratorio. E spesso notavo che se i docenti tipo erano donne, si creava sempre quell'effetto mammesco nelle situazioni pittoriche, nelle situazioni proprio del contenuto del manufatto in sé. E invece se la disciplina veniva tipo presentata da un elemento maschile, così sempre poi quello che usciva fuori da questi lavoretti era l'egocentrismo dell'umano, diciamo, delle malattie umane. Poi nel 2007 nel 2006 presi il diploma. Nel 2007 frequentai l'Accademia delle Belle Arti. Ragazzi, siete interessati alla disciplina dell'arte? Fate almeno 3 anni, poi anche se è lì che fai i 3 anni che prendi la prima laurea, fate la specializzazione. E poi ovviamente è la pena. Buongiorno. In quanto, cioè, tu ti iscrivi a, che ne so, nel mio caso proprio reale. Io sono iscritto a pittura, mi sono trovato a fare scenografia, scultura, regia. Ragazzi, tecniche extramediali, anatomia artistica. Percorso formativo straordinario se fatto con gli ingredienti per gustarsi l'arte. Mi trovavo spesso poi tutti quelli che dicevano: oh, ma la specializzazione si rifanno di nuovo le stesse cose. E certo, è una specializzazione, ragazzi. Cioè, specializzarsi in quello che hai fatto e renderlo ancora più sapiente, ancora più colto. Ragazzi, sapete che con i discorsi poi non mi piace annoiare, mi piacciono dei flashback post-contemporanei. Un saluto da Studio Camurrina e alla prossima. Ciao!